Eccoci qua, dunque, torniamo in diretta da Vicenza per raccontare quella che è la festa degli alpini. Vicenza si è riempita, Vicenza sta dimostrando tutta la sua voglia di alpinità, qualcosa di unico e particolare proprio per continuare a mantenere viva la penna e non solo. E allora andiamo a sentire anche velocemente alcune persone che stanno sfilando. Vediamo qua l'amico del Friuli, buondì, come va? Buonasera, Mandi. Tutto bene. Tutto bene, da dove arriva? Da Udine, provincia di Udine. Provincia di Udine o di Udine? Provincia, Ovar, Chiarnia. Chiarnia, gli amici che ci stanno guardando dalla Chiarnia sempre presenti. Sempre, ogni anno. Cosa vuol dire l'alpinità e la festa degli alpini? Per noi è tutto, la nostra vita, il nostro passato, il presente, sarebbe bello anche il futuro, però... Però l'importante è esserci. Esatto, ogni anno. Bene, complimenti. Saluti. E buona donata. Grazie. Avete visto, abbiamo beccato subito un amico dal Friuli, dalla Cardia per la precisione, presente qui a Vicenza, perché bisogna continuare a mantenere viva, come ho detto, la radice e non solo. E allora vediamo qua il signore, buondì, Trento. Il bello della diretta è questo. Siamo di Trento. Contento della donata. È bellissima, Per fortuna quest'anno il tempo ci aiuta. Aspetta, magari a Udine dell'anno scorso. Sì, l'anno scorso è stato un po' maledetto il tempo proprio. Senta, cosa vuol dire essere alpini e alpinità? È una storia che nasce durante il periodo militare, è un'aggregazione forte. Che si riesce ad avere. Bene, buona donata, come si dice. Bene, vediamo qua altre persone che sono presenti. Buongiorno, signora, contenta? Tanto. Cosa vuol dire essere presenti qui a Vicenza? Avere una grande soddisfazione, specie per chi gli alpini non li ha vissuti. Bene, buona donata e anche a lei. Grazie, vero, certo. Benissimo, questa è la cosa importante, mantenere viva la tradizione. Assolutamente sì. Bene. Vedo la signora che mi sta guardando e c'è il signore qua, buondì. Cosa c'è? Come va? Bene, bene. Contento? Sì. Da dove arriva? 90 anni. 90 anni e ben portati, mi permetta di sottolineare. Da dove arriva? Da Firenze. Bene. Pontassieve, insomma. Pinna sempre dritta. Sempre quella. Bene, complimenti. Il militare ho fatto a Bibiteno nel 56-57. E non ha mai mancato una donata? No. Mai, non segna nulla. Buona donata e buona sfilata per domani, come si dice. Grazie a lei. Allora, vediamo la signora qua. Buondì, contenta? Contenta? Contentissima. Cosa vuol dire l'alpinità? Cosa vuol dire l'alpinità? La unione, la conoscenza di tutti, il bene comune. Grazie e buona donata, signora. Grazie. Benissimo, eccoci qua. Bene, come andiamo? Benissimo. Tutto bene? Benissimo. Complimenti. Da dove? Buonasera, da Brescia. Brescia che ospiterà presto di nuovo una donata. Tra due anni, no? Tra due anni. Ci sarà il passaggio a Biella, poi si tornerà a Brescia. Esatto. Cosa vuol dire essere alpini? Non lo so, a dire la verità, perché io non sono mai stato alpino. Vuol dire la passione di non mollare mai e di seguire sempre questo gruppo. E a prescindere da pioggia, sole e quant'altro. Detto questo, spero che il Milan... No, lascia perdere il lasciamo Milan. Stare il Milan, questa... vabbè, dai. Facciamo contenti anche gli altri ogni tanto, non possiamo vincere tutto. No? Ciao, carissimo. Complimenti e buona donata. Grazie. La signora qua, venga qua. Sono con lui. Veniamo da Torino noi. Una bella città, Vicenza. La prima volta che veniamo, ma è fantastica, come adunate mi sembra eccezionale, forse sarà anche una delle più belle che hanno fatto negli ultimi anni e aspettiamo quella di Bassano comunque. Buona donata allora, grazie. Salutiamo il signore e poi passiamo alla linea. Sono il marito della signora che avete intervistato prima. È contento? Sì, io. Di camera. Io praticamente ne ho fatte poche, sono 62 adunate. Mai mancata una. Bene, complimenti, e buona sfilata per domani. Ciao. Questa è l'atmosfera che continuerà per tutta la notte, perché la festa non si ferma mai e domani, come abbiamo già più volte annunciato, la grande sfilata a chiudere questa adunata 2024. E da piazza qui di Vicenza è tutto, linea allo studio.